ringrazio il dottore Ferraro per un intervento che si è fatto apprezzare, oltre che per la competenza con la quale ha calato il tema anche nella dimensione cittadina, per la passione che lo animava e che lo ha reso per questo più prezioso. Mi accingo a passare la parola al giudice Ingroia, che ci parlerà di Costituzione, tema fondamentale ma rispetto al quale mi permetto di fare solo qualche breve osservazione. Il fatto che noi dobbiamo considerare una battaglia democratica la difesa della Costituzione è già un indice della gravità della crisi nella quale vive il nostro Paese. Non è una battaglia di retroguardia. Io penso che se qualche riforma della Costituzione sia necessaria, è la riforma di attuarla finalmente. Perché se questa Costituzione ha qualche difetto, è che è stata non attuata in alcuni settori fondamentali. Nello stesso tempo, proprio le manifestazioni, le mobilitazioni che ci sono state in tutta l'Italia in difesa della Costituzione ci dice che la realtà non è così difficile, così preoccupante, nel senso che ci sono tante associazioni, tanti gruppi autonomi che oggi ancora non riescono a comunicare, ma se si trova il modo di farli interagire forse può nascere una grande forza che ci aiuti a difendere questa Costituzione e finalmente ad attuarla. Perché non siamo, come dice qualche politico sprovveduto, pensando ai termini come la postmodernità, non siamo nella postdemocrazia. E una democrazia funziona se c'è un terreno comune condiviso, insieme delle regole e dei valori, e questo deposito è proprio la Costituzione. Credo che il giudice Antonio Ingroia sia la persona che può parlare con competenza di questo argomento. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per aver organizzato questa ulteriore occasione di riflessione comune, collettiva, su quelli che sono ancora oggi i temi cruciali e i problemi con i quali ci troviamo a confrontarci in Italia. Lavoro e legalità sono i due temi. Il tema della disoccupazione, di una gravissima diseguaglianza economico-sociale nel quale i deboli lavoratori e cittadini senza lavoro sono ancora più deboli, i potenti e i ricchi lo sono ancora di più e lo sono fuori da uno statuto di regole veramente rispettate. Quindi il tema della corruzione, di una corruzione non solo, come suol dirsi, dilagante, ma una corruzione elevata a sistema, quindi corruzione sistemica, è una delle cause e una delle regioni in cui varie forme di sistemi criminali, il sistema criminale della corruzione, il sistema criminale delle mafie, costituiscono non soltanto una offesa costante e sistematica al principio di legalità, ma sono una delle principali ragioni per il quale non potrà mai decollare una vera ripresa, un vero sviluppo nella legalità della nostra economia, perché è un'economia rispetto alla quale le economie criminali, quali sono le economie parallele di corruzione e mafia, ne costituiscono le principali zavorre. Allora, ecco che le due questioni sono due questioni ovviamente intimamente intrecciate. E bene avete fatto nell'organizzare questo incontro di oggi, mettere assieme questi temi che soltanto apparentemente sono distanti e paralleli. E legalità e sviluppo sono, come dire, le due formule che devono costituire il nostro obiettivo, dentro quale
assetto e dentro quale quadro di valori, di principi e di finalità. Lo dicevate già prima, del resto citando anche alcuni principi faro della nostra Costituzione, e appunto la Costituzione, quella che bene mi piace definire la Bibbia laica, alla quale dobbiamo sempre guardare come punto di riferimento e come cardine. Beh, allora noi in questo momento siamo in una fase di crisi costituzionale, una crisi costituzionale che viene da lontano, che è la causa dei disastri nei quali ci dibattiamo da decenni, disastri sociali, economici e etico-politici, possiamo dire. Una crisi costituzionale che significa, nel senso che la nostra Costituzione è in crisi, nel senso che, come si diceva prima, questa Costituzione in realtà nei suoi valori trainanti e principi fondamentali non è stata mai attuata, soprattutto nei suoi principi promozionali, progressivi e più avanzati. Purtroppo il modello di società, giusta ed uguale, di paese giusto e solidale, improntato al principio di eguaglianza, che non è soltanto eguaglianza formale ma eguaglianza sostanziale, è un modello di società che è rimasto scritto nella Costituzione, che il paese nella sua materialità, la Costituzione materiale, come si suol dire, si è sempre più allontanato e discostato dalla Costituzione scritta e dalla Costituzione formale, come se il paese reale avesse voltato le spalle alla sua Costituzione, e ha voltato le spalle a quella Costituzione perché il ceto politico, la sua classe dirigente in senso più ampio, chi tiene e mantiene le leve del potere, superata l'emergenza della ricostruzione post-fascista del dopoguerra, ha abbandonato quell'idea, quel modello di società giusta e solidale che era delineata nella Carta Costituzionale. Bene, allora noi veniamo da decenni di crisi costituzionale, nel senso che dicevo, e oggi ci troviamo in una fase ancora più grave e drammatica, perché siamo passati dalla crisi costituzionale all'emergenza costituzionale. E l'emergenza costituzionale che nasce dal fatto che si sta attuando un progetto che vuole capovolgere la situazione che appena poc'anzi ho descritto, e cioè se la Costituzione materiale si è discostata in questi decenni alla Costituzione scritta e formale, dovrebbe essere la conseguenza l'impegno da parte di tutti per chiudere questa forbice, ricondurre ad unità questa divaricazione tra Costituzione formale e Costituzione materiale. Beh, il paradosso è che quello che si sta cercando di fare in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi e in particolare in queste settimane è esattamente questo, soltanto alla rovescia rispetto a quello che si dovrebbe fare, e cioè si sta cercando di adeguare la Costituzione scritta, la Costituzione formale alla Costituzione materiale anziché al contrario. Il progetto di manomissione della Costituzione che è in corso, un progetto alla fine della quale, se andrà in porto questo disegno, noi ci risveglieremmo in una democrazia ancora più apparente di quanto non sia quella di oggi, in una trasformazione della Repubblica parlamentare, Repubblica presidenziale o semipresidenziale, o comunque in una Repubblica nelle quali i poteri di controllo sui quali si fonda non lo Stato democratico o addirittura socialista o comunista, ma lo Stato liberale, e cioè quello fondato sul principio della separazione dei poteri ed equilibrio, in un delicato equilibrio fra i tre poteri, verrà totalmente annullato con una vanificazione del ruolo dei poteri di controllo, costituito il potere
dicevo, parlamentare e potere giudiziario rispetto al potere forte della politica, il potere esecutivo, che si adotti la soluzione con il tecnicismo, si adotti la soluzione di presidenzialismo, semipresidenzialismo o premierato forte, che sono, diciamo, le tre figure attorno alle quali i cosiddetti saggi, in un cono d'ombra sottratti al controllo dell'opinione pubblica, stanno dibattendo quale forma di governo sia più idonea per rafforzare il potere politico, sostanzialmente il potere esecutivo, il potere governativo. In realtà il risultato è lo stesso, il risultato è quello di concentrare il potere nelle mani del potere esecutivo, rispetto al quale il Parlamento da una parte e il potere giudiziario dall'altro, e tutte le sue articolazioni, dalla magistratura ordinaria fino alla magistratura costituzionale, dalla Corte Costituzionale, sono considerati degli impicci, dei legacci, degli ostacoli rispetto a una politica che diventa sempre più, avremmo detto, berlusconiana, ma dire berlusconiana è riduttivo. Noi dobbiamo dire una politica di tipo aziendalista, nella quale la politica deve semplicemente mettere in atto progetti che vengono elaborati altrove. Quello che è avvenuto negli ultimi decenni, ed è il processo di grave evoluzione democratica del paese, del nostro paese, ma non solo del nostro paese, perché è un fenomeno europeo, anzi è un fenomeno mondiale, e che la politica ha fatto sempre più passi indietro rispetto all'economia. Oggi non abbiamo più una politica che governa l'economia, ma abbiamo un'economia che governa la politica. E quando dico l'economia, però, non parliamo dell'economia su quale si potrebbe costruire appunto il patto sociale delle forze produttive, di imprenditori, lavoratori. Parliamo di economia, parliamo di poche lobby economico-finanziarie, quelle elite economico-finanziarie che non tanto e non solo a livello nazionale, ma a livello europeo e anzi mondiale, determinano un po' le sorti del mondo, determinano le sorti dell'economia e conseguentemente le sorti della politica. Questo diciamo, è uno degli aspetti degenerativi della cosiddetta globalizzazione economica. Allora, dell'economia, che ha portato anche al fenomeno della globalizzazione dell'economia illecita e quindi a moltiplicare il peso delle economie criminali, delle mafie, dei grandi traffici illeciti, dalle armi alle droghe, agli esseri umani, eccetera, e poi l'economia criminale, diciamo così, dell'indotto, cioè tutto il riciclaggio con il quale si articola un pezzo consistente dell'economia reale internazionale. E allora noi dobbiamo innanzitutto renderci conto che la questione in ballo sulla battaglia per difendere la Costituzione al fine di attuarla non è una battaglia, diciamo, per addetti ai lavori di tecnicismo, o come in un editoriale un illustre ma, diciamo, astuto, diciamo così, costituzionalista in rivista del Corriere della Sera, nel Corriere della Sera di ieri, riproduce quello di Anais. Il tema non è una scaramuccia procedurale. La ragione per la quale si è indetta una manifestazione, per la quale il Movimento Azione Civile, ma tanti movimenti politici, associazioni, comitati, cittadini comuni parteciperanno domani a Roma alla manifestazione con il corteo che andrà da Piazza della Repubblica e Piazza del Popolo e poi ci sarà una grande manifestazione. Non è una resistenza conservatrice per difendere la Costituzione, o addirittura peggio, appunto, come si scriveva ieri sul Corriere della Sera, una questione procedurale.
visto che in questo momento è in ballo la modifica dell'articolo 138, che è una norma apparentemente meramente tecnica, cioè quella che disciplina le modalità di revisione della Costituzione. Qui la partita in gioco è molto più grande, perché siamo di fronte a un disegno peraltro molto ben costruito, ben concepito, ben pensato, non portato avanti nel modo rozzo in cui cercò la P2 di Cergelli negli anni 80, e neppure come in modo altrettanto rozzo lo portò avanti, adempiendo anche lì, iscritto alla loggia P2 fedelmente, diceva, il progetto di Cergelli, come lo portò avanti appunto Silvio Berlusconi, componente della stessa loggia, in rozzezza di approccio rispetto al progetto di manomissione della Costituzione, che fece sì che sia quando lo proponeva Cergelli negli anni 80, sia quando ha cercato di portarlo avanti in questi 20 anni Silvio Berlusconi, si è puntato direttamente agli obiettivi e bersagli grossi, l'autonomia e indipendenza della magistratura, la libertà di stampa e così via, determinando così una reazione di una forte opinione, un forte movimento d'opinione, con una grande anche alleanza delle opposizioni parlamentari del momento, che ha fatto argine. Ora, la difficoltà nella quale noi oggi ci troviamo è che il progetto è lo stesso, soltanto che viene portato in modo molto più abile ed accorto, iniziando ad esempio con una norma apparentemente innocua come l'articolo 138, una norma che invece costituisce in qualche modo il cuore dell'impianto costituzionale, perché è, come dire, il chiavistello a doppia mandata della Costituzione. È saltato il chiavistello, si apre il portone, diciamo, alle scorribande tutte le possibili non piccole modifiche ma stravolgimenti della Carta Costituzionale, che è quello con quale stiamo lavorando, come dicevamo, con un ulteriore strappo alla Costituzione, alla democrazia. Questi saggi in silenzio, al coperto, all'oscuro, sottratti a qualsiasi controllo da parte dell'opinione pubblica. Che saggio, qualcuno, cioè quelli sì con avvisi di garanzia, qualche avviso di garanzia per fatti certamente diversi da quelli che si dice mi riguarderebbe, cioè bene carino, io non ho avuto nessun avviso di garanzia. È una notizia che è uscita sui giornali relativa a una denuncia di Provenzano, del capo mafia di Cosa Nostra, contro di me, diciamo. Se dovesse essere un'indagine per riguardo, e come ho detto, mi sento lusingato da poter essere indagato per effetto di una denuncia del capo mafia Provenzano, cioè relativamente una presunta fuga di notizie, sciocchezze. E il punto è un altro, cioè ecco perché abbiamo, come dicevo, una posta in gioco molto seria, perché se salta l'articolo 138 e con la modifica prevista si insedia poi questa commissione, che sarà una commissione, questa sì parlamentare, ma che dovrà semplicemente ratificare il lavoro dei saggi, come dire, all'oscuro stanno già facendo, probabilmente completato, per cui si avvierà un processo rapidissimo di modifica della Costituzione senza che il Paese ne ha dibattuto. Ecco perché è importante la mobilitazione a cominciare dall'articolo 138, perché ci sia un dibattito nel Paese, perché gli italiani siano informati. Questo sta avvenendo nel silenzio totale. Nell'assenza di dibattito ancora oggi siamo dentro la famosa questione Berlusconi sì, Berlusconi no, oggi sotto l'ultima veste relativamente alla decadenza o meno dal Senato, che dovrebbe essere una cosa, direi, elementare e semplice, sarebbe dovuto risolvere in qualche ora, non in qualche mese. Ma il centro del dibattito si è concentrato sulla questione decadenza, mentre invece dall'altra parte va avanti il progetto di modifica della Costituzione, va avanti il progetto di modifica della Costituzione in un accordo pressoché totale da parte delle forze che oggi sostengono la maggioranza governativa e che ogni tanto fingono di litigare sulla questione della decadenza di Berlusconi. Ed è un modo, diciamo, anche
per, come suol dirsi, un'arma di distrazione di massa, la questione della decadenza di Berlusconi, cioè un modo per distrarre l'opinione pubblica da quello che invece è la vera posta in gioco sulla democrazia, che viene attraverso la modifica della Costituzione. Ecco perché l'iniziativa di domani, ecco perché l'appello che io assieme ad altri, di cui io assieme ad altri ci siamo fatti promotori, è stato pubblicato sul Fatto Quotidiano e ha raccolto quasi 500.000 firme in pochi mesi, domani sarà ulteriormente rilanciata, diciamo, l'iniziativa per completare la raccolta delle firme e poi anticipando la consegna di queste firme, che immagino si dovrà fare da una delegazione presso i presidenti di Camera e Senato, cioè coloro i quali, diciamo, sono i rappresentanti del potere legislativo. E la posta in gioco, come dicevo, è proprio questa, esattamente questa, e cioè, se noi vogliamo una democrazia reale, secondo il modello di democrazia scritto dai padri costituenti, e quindi difendiamo la Costituzione scritta com'è per attuarla e avvicinare finalmente la Costituzione materiale alla Costituzione formale, con un Parlamento che sia restituito alla sua funzione di essere sede dei rappresentanti del popolo, facendo una, quindi cancellando questa altra legge incostituzionale, con questa Costituzione almeno, che è il Porcellum, e facendo una legge elettorale nella quale finalmente siano gli elettori a scegliere i propri rappresentanti e non i partiti politici e i leader dei partiti politici, restituendo e mantenendo autonomia e indipendenza a ogni forma di magistratura e quindi al controllo di legalità, e così che attenuando lo strapotere del potere politico esecutivo, che altrimenti si radicalizzerebbe dal progetto di modifica, perché questo è, ripeto, il modello che abbiamo di fronte. Bene, allora io credo che l'iniziativa, come ricordavo prima, dell'appello che ha raccolto quasi 500.000 firme, la manifestazione domani, se come spero, sarà partecipata, dimostra che nonostante le apparenze c'è ancora una quota tutt'altro che minoritaria di paese che vuole resistere, che è affezionato alla Costituzione, che pur nel momento di grave difficoltà individuale e collettiva economico-finanziaria, presa con questa crisi finanziaria scaricata tutta sugli anelli più deboli della scala sociale, si sta percependo che soltanto difendendo la Costituzione si può avviare poi un progetto di costruzione di un'Italia diversa, di un'Italia più giusta, dove si possano coniugare legalità e sviluppo. E allora è questa la ragione per la quale bisogna fornire però a questa Italia che vuole resistere, a questa Italia che vuole impegnarsi, a questa Italia affezionata alla Costituzione, bisogna fornire uno spazio politico che sia prodromico del nascere di un, non voglio chiamare soggetto politico o chissà che, ma diciamo un fronte costituzionale, un fronte unitario, popolare, democratico, che costituisca un punto di riferimento dietro il quale il popolo della Costituzione, che ha voglia di stare unito, si è ritrovato spesso diviso e separato a causa di una politica, spesso per gravi errori politici dei partiti, dei movimenti della sinistra, che hanno diviso ciò che invece andava unito. Io credo che la battaglia per la Costituzione sia una grande, straordinaria occasione anche sul piano politico, una grande occasione sul piano politico per unire con la Costituzione ciò che la sinistra fino ad oggi ha diviso. E credo che questa unione si possa realizzare anche al di là degli schieramenti, tipo, diciamo così, tradizionali, nel senso che dentro questo modello della Costituzione non si tratta di schierarsi con le bandiere rosse,
la funzione civile non c'è neanche la bandiera rossa, anche se c'è la bandiera bianca. Diversa un po'. Il punto è, il punto non c'è più il popolo, diciamo, il quarto stato, diciamo, ma al di là di questo, no, io voglio dire questo, noi abbiamo tutta una parte di Italia deideologizzata, che è un rifiuto delle ideologie dei partiti tipo tradizionali, che noi non possiamo consegnare a movimenti populisti e spesso di impronta autoritaria, come dimostra quello che sta accadendo oggi nel Movimento 5 Stelle fra i parlamentari che hanno giustamente proposto e ottenuto una maggioranza sull'abolizione del reato di immigrazione clandestina e la grave sconfessione che Grillo e Casaleggio dall'alto, da fuori il Parlamento, hanno fatto in questa posizione. Beh, allora noi questo pezzo di base non possiamo consegnarlo a movimenti che hanno questi limiti. Ecco perché, al di là di steccati, al di là delle antiche ed eterne divisioni, dentro il mondo politico che si ispira a principi basilari, che sono proprio ovviamente la sinistra, di giustizia, solidarietà e uguaglianza, noi dobbiamo riunire tutto il popolo, che io chiamo dei partigiani della Costituzione, non soltanto per rievocare una polemica che mi ha investito qualche tempo fa quando mi dichiarai partigiano della Costituzione, ma perché credo che sia il momento di stare appunto dalla parte giusta. La parte giusta credo che possa e debba essere rappresentata dalla Costituzione. Dietro la Costituzione, con la Costituzione, si può davvero realizzare e costruire questo fronte popolare, democratico, che può diventare il motore per la rinascita etica, prima ancora che politica, civile e sociale del nostro Paese.